egli pianta. Pianta tu, imperativo. Se aggiungi altro, ecco, piantala. Pianta, participio passato al femminile di piangere. Ma noi vogliamo solo parlare di pianta, dal latino planta, in quanto organismo vegetale, in particolare vegetale non erbaceo, ma pure albero, arbusto e simili. Poi, come da nostro costume, ci si sbizzarrisce. Pianta acquatica, carnivora, pianta da fiori, da frutto, da foraggio, da giardino, da orto, da alto grande fusto, pianta officinale, grassa, ornamentale e via discorrendo, ma pure pianta del piede, pianta d'una città e pertanto sconfiniamo altrove, nell'urbanistica, nell'architettura, eccetera. Pianta, quanta vita, già, proprio tanta. Frutto, frutta. In latino fructus fructus, dal verbo frui, godere i frutti della terra. Botanica a parte, in senso lato, il complesso delle parti del fiore o di organi vicini che, più o meno trasformati dopo la fecondazione, racchiudono i semi fino alla loro maturità, per poi disseminarli o per staccarsi dalla pianta insieme con essi. Altrimenti, semplicemente, il prodotto della fioritura di piante o alberi in quanto alimento commestibile, vale a dire frutta. Per estensione, infine, tutto ciò che la terra produce per l'alimentazione dell'uomo e degli animali, raccolto insomma. Da frutto viene fuori fruttato, cioè, come sostantivo, il frutto che si ricava da una pianta, da un terreno coltivato. Come aggettivo viene associato a un determinato sapore del vino e dell'olio. E poi frutti di stagione, di mare, di bosco, frutto proibito, del ventre, concepimento in chiave religiosa, frutto dell'amore, della colpa, ma pure nel senso di lucro, guadagno, oppure conseguenza, effetto, risultato, giovamento, vantaggio, beneficio, premio, ricompensa. Alcuni derivati, fruttiera, fruttifero, esempio un buono, frutticoltore, fruttivendolo, frutteria, frutteto, fruttificazione. La parola frutta, pure da fructus e da frui, nello specifico è il plurale neutro di fructum, che fa proprio frutta, ma in latino volgare con valore collettivo. In italiano al plurale resta frutta, ma anche talvolta frutte, anticamente fruttora. Definizione: quantità di frutti di piante sia arboree sia erbacee che hanno per lo più sapore dolce e alto potere nutritivo. E ora il valzer degli accostamenti, almeno quelli più comuni, a partire da frutta intesa come portata in coda al pranzo costituita da frutti. O un modo di dire alla frutta, cioè in miseria estrema e cose analoghe. Sul piano tecnico ecco frutta sciroppata, candita, secca, esotica, per citarne un po'. E allora, per l'occasione, con umiltà, stavolta non possiamo che brindare con un gustoso succo di frutta. Uffici del Centro Agroalimentare La Valle della Pescara a Villanova. Di fronte a me ho il direttore, il dottor Raffaello Di Felice. Direttore, 15 anni di storia gloriosa, perché sono successe tante cose positive e soprattutto la crescita di questo centro tanto atteso e sospirato negli anni, che raccoglie tanta tanta roba da più angoli della nostra regione e non solo, sicuramente. Il primo marzo saranno 15 anni che ci siamo spostati, quindi l'apertura del nuovo centro qui nella zona di Villanova Cipagatti. Il mercato prima era localizzato a Pescara, nella zona del porto turistico, zona ex Cofa cosiddetta, ed era lì dal 1959.
Poi nel 2004, il primo marzo, ha cominciato proprio l'attività nella zona adesso attuale. Intanto è un centro agroalimentare, mercato ortofrutticolo all'ingrosso, quindi la vendita è esclusivamente all'ingrosso. I privati possono accedere in un orario diverso dagli operatori, come dire, istituzionali, che sono i fruttivendoli, naturalmente sempre acquistando però come minimo un collo, cioè non c'è la vendita a chilo. La mattina l'apertura è alle 5 per la vendita, mentre lo scarico comincia già verso le 2, quindi dalle 2 alle 5 c'è lo scarico. Una volta finito lo scarico arrivano i compratori alle 5 e si comincia ogni giorno la trattativa. La trattativa è diretta, i prodotti vengono trattati direttamente tra il venditore e il compratore. Una cosa importante che deriva proprio da questa attività di trattazione diretta è il prezzo. Cioè il prezzo che scaturisce alla fine delle trattazioni, quindi diciamo verso le 8:30, le 9 la mattina, quando il mercato chiude, il prezzo che si definisce per ogni tipo di prodotto è quello giusto, cioè è un prezzo che non può essere diverso. La domanda e l'offerta avviene in simultanea, per cui abbiamo la formazione di un prezzo che è prevalente, chiaramente, perché c'è un minimo e un massimo, ma il prezzo prevalente che si forma è quello che esiste. Una delle domande più stimolanti: ci si può fidare e fino a che punto di prodotti che vengono da lontano, così, anche se poi ci sono alcuni di questi stessi prodotti che vengono e possono venire solo da lontano perché qui non si producono? Il nostro centro agroalimentare è inserito nel circuito nazionale dei mercati. I prodotti più o meno sono di provenienza simile in quasi tutti i mercati italiani e quindi gli operatori fornitori difficilmente arrischiano ad avere prodotti che siano difformi dalla legge, insomma, no? Quindi poi c'è da dire una cosa, in effetti, che in Italia i controlli su questo tipo, sull'agroalimentare, sono molto stretti rispetto agli altri paesi europei, sì. E questo noi lo riscontriamo normalmente, sì. Direttore, in questi 15 anni il movimento, tra virgolette, è cresciuto, sta crescendo, oppure diciamo è diventato stabile dal punto di vista della percentuale? Diciamo che si è stabilizzato, però un po' al ribasso. Un grosso contributo in negativo in questo senso l'abbiamo avuto dal terremoto dell'Aquila. Il terremoto aquilano ci ha tolto buona parte della utenza, cioè tutti i magazzini che si rifornivano della zona aquilana che si rifornivano da noi, o hanno chiuso o hanno ridotto drasticamente l'attività. E poi c'è stato un altro tra virgolette handicap che ha un po' influito sul movimento del nostro mercato, è stato il mercato di Roma. Ha adottato una strategia abbastanza vincente, che è quella di cambiare l'orario. Dall'orario seminotturno come il nostro sono passate all'orario diurno, quindi aprono di pomeriggio. La zona aquilana, che già aveva un pochino abbandonato Pescara, diciamo noi, Cepagatti, trova abbastanza conveniente rivolgersi sull'altro versante, perché non devi alzarti la mattina alle 2 per stare qua, non devi fare le corse, è meno sacrificato. Noi abbiamo il grande vantaggio che effettivamente i prodotti sono molto freschi, nel senso che la mattina presto i prodotti che sono arrivati in nottata tu ce li hai subito a disposizione, anche quelli che vanno a vendere, diciamo, hanno dei prodotti freschi a disposizione. Ma a livello nazionale è un dibattito comunque che sta aperto sul fatto del cambio orario. Tutti si stanno, diciamo, guardando Roma a vedere come andava, adesso ho visto che funziona, si stanno orientando almeno quello di Genova ad esempio, su quello di Firenze. Quanti ne sono in Italia di centri simili? Cioè, come mercati all'ingrosso mi sembra che siano sui 110, però quelli più importanti, diciamo, poi si riducono 20-30 di quelli proprio, compreso quello di Pescara. Stiamo vivendo un momento particolare dell'anno perché siamo in pieno inverno e naturalmente il movimento è relativamente intenso perché il top si raggiunge d'estate, è così, per ovvie ragioni naturali. Sì, diciamo che il mercato comunque assicura sempre tutta la gamma dell'ortofrutta, cioè quindi anche gli ortaggi tipicamente estivi d'inverno li troviamo, perché noi abbiamo naturalmente collegamenti con tutte le zone di produzione italiane ed estere e
che producono anche d'inverno, tutta la parte della Sicilia, il Lazio, la Campania, Puglia, insomma, che producono ortaggi invernali o, vabbè, poi naturalmente tutta la frutta invernale come gli agrumi, le mele, le pere, eccetera. Per cui non manca mai nulla da questo punto di vista, non ci sono vuoti, tranne che catastrofi climatiche particolari, come ad esempio in questo periodo le zucchine, le melanzane che mancano perché la produzione siciliana si è distrutta, come i carciofi siciliani che è praticamente distrutta, e nemmeno in Spagna, perché anche loro hanno avuto dei problemi climatici. Quindi quando si verificano queste situazioni è chiaro che diminuisce la quantità di prodotto e i prezzi lievitano. Ma questo dimostra proprio il fatto che siamo estremamente collegati con il clima, noi che vendiamo ortofrutta fresca, cioè non conservata. E questo è un bene da una parte perché sono prodotti freschi. Poi invece c'è chi invece si rivolge ai surgelati, quella parte di consumatori che preferiscono i surgelati, e vabbè, lì non hanno problemi di questo genere. Ma chi utilizza, chi ancora crede nel fresco, diciamo, ogni tanto bisogna sopportare anche che esistano di questi periodi, perché siamo sotto il cielo, insomma, ecco. Qual è il rapporto vostro con il mondo agricolo, con il rurale abruzzese proprio? Cioè come contattate, come si crea questo tipo di collaborazione? Allora, in due modi. Noi abbiamo un forte legame con la produzione ortofrutticola regionale, proprio abruzzese. Sì. Perché c'è un'area proprio del mercato destinata esclusivamente ai produttori locali. E quindi questa area, diciamo che dalla primavera inoltrata fino a tutto ottobre, è molto frequentata dai nostri produttori. Abbiamo circa 300 produttori che gravitano nell'area destinata a loro, e poi ci sono i produttori che invece, non volendo vendere direttamente il proprio prodotto, l'affidano ai grossisti e quindi hanno rapporti con i grossisti, cioè vengono, scaricano dal grossista e il grossista vende per conto del produttore, trattenendo una piccola percentuale che normalmente va dal 12-13-15%. Mentre i produttori che vogliono vendersi, che sono organizzati magari in campagna, hanno qualcuno che prosegue la produzione, loro vengono qui a vendere, vendono direttamente, e quindi diciamo c'è la vendita diretta. Noi abbiamo praticamente tutta la gamma della produzione ortofrutticola regionale. In questo senso c'è una crescita numerica o si è stabilizzato? In effetti dobbiamo dire che da questo punto di vista abbiamo continue richieste, cioè di produttori che vogliono inserirsi nella nostra realtà. Non possiamo andare oltre certi limiti, perché altrimenti si squilibria la parte grossista vera e propria, che mantiene la struttura tutto l'anno, dobbiamo dire, da quella dei produttori che invece sono più che occasionali, ma perlomeno stagionali. Legate a un determinato periodo dell'anno e basta. Noi non possiamo squilibrare fortemente verso l'area produttori, magari penalizzeremo troppo i grossisti, a quel punto in effetti è abbastanza difficile mantenere questo equilibrio. La domanda finale è semplicissima: un voto dopo 15 anni a questo centro agroalimentare, soddisfatto e contento? Si metta un voto non sul piano personale, ma come naturalmente centro, e soprattutto se questo centro ha futuro, nel senso che molte cose possono essere ancora migliorate, e lei crede che possa verificarsi tutto questo? Questa è una giustissima domanda, allora rispondo prima alla seconda. Stranamente c'è da dire che questa struttura, nonostante le varie crisi che ha dovuto sopportare di vario genere, diciamo sia quelle economiche sia quelle organizzative, tutto sommato regge ancora, cioè si scarica ancora in mercato, c'è lo scarico e quindi vuol dire che c'è la vendita. Naturalmente magari un po' più di sofferenza rispetto agli anni passati per la contingenza economica nazionale, no? Che sappiamo bene. Però ha una validità ancora molto forte nella filiera, nella distribuzione dell'ortofrutta regionale. Ed è questo che forse dovremmo cercare di far capire meglio, a magari anche a livello istituzionale. Avere la presenza di una struttura che catalizza un pochino tutto quello che si muove intorno all'ortofrutta in regione diciamo dovrebbe essere oggetto di maggiore attenzione, credo, se non fosse altro per tutta la gente che ci lavora intorno, insomma, no? L'attenzione verso l'agricoltura è molto rivolta al produttore, cioè tutte le iniziative che vengono prese anche a livello istituzionale riguardano moltissimo la fase produttiva,
E quello giustamente è giusto, perché naturalmente i produttori sono la base del discorso. Però poi c'è la fase distributiva, cioè se la produzione poi non viene venduta è inutile che si produce a questo punto. Va in crisi tutto il sistema. Certo, quindi, la catena. E quindi dovrebbe essere oggetto di attenzione particolare anche la fase distributiva. E quindi magari ecco, noi vorremmo che ci fosse un po' più di attenzione anche a livello istituzionale. Quindi voto finale un bel 7, ma che potrebbe diventare 8, magari anche 9? Se ci si muovesse nella direzione giusta diventerebbe sicuramente un 9, perché la attività non solo lo merita, ma potenzialmente c'è. Dal latino flos floris, anticamente flore o frore. Per il genere femminile si pensi al francese la fleur, provenzale la fleur. Il fiore è una parte della pianta destinata alla riproduzione. Contiene gli organi sessuali, stami e pistilli, che sono circondati da foglie trasformate, sepali che formano il calice e petali che formano la corolla, per lo più vivacemente colorate e profumate per attirare gli animali impollinatori. Fiore, nome usatissimo in chiave romantica o in espressioni quali fior di latte, fiore finto, nel fiore della giovinezza, fior fiore, a fior d'acqua, a fior di pelle, rose e fiori, un mazzo, un bouquet di fiori e tant'altro, come, ad esempio, uno dei quattro semi delle carte d'aramino. Chiudiamo in bellezza, nell'arte un gioiello fiorentino, Santa Maria del Fiore. Secondo appuntamento con il mondo dell'ortoflorovivaismo. Zona di Ripatiatina, Roberto Di Primio, che è il gestore e titolare di un'azienda estremamente interessante. Si parla di micropropagazione. Io mi fermo qui perché resto, pensare tu a spiegare di che cosa si tratta. Comunque un rapporto con la scienza ed estremamente importante e diverso da tutto il resto. Siamo specializzati nella produzione di piante che fanno frutta e la nostra specializzazione è di fare tantissime piante diverse che producono un frutto, quindi dal frutto più piccolo, da quello che può essere un corbezzolo, un azzeruolo, anche dai frutti dimenticati, fino ai frutti più moderni e quelli più alla moda, come possono essere nuove varietà di pistacchio, di mandorlo o addirittura di avocado. Frutta in tutte le proprie declinazioni. Perché si chiama apice piante? Perché qui è iniziata veramente un'avventura. Nell'82 porto qui in Abruzzo l'esperienza maturata nella tesi di laurea a Perugia di questa micropropagazione, che allora nessuno sapeva cosa fosse. In realtà è la produzione di piante in ambiente esterno, in provetta, che poi vedremo, ma è l'inizio della nostra attività. Quindi apice piante perché parte tutto dall'apice vegetativo di una pianta, e poi vedrete come si fa il prelievo in microscopio. Produzione assolutamente di altissima qualità, perché la produzione certificata è una produzione completamente esente da malattie, e quindi questo ci dà la possibilità di certificare e di vendere in tutto il mondo. Ultimamente abbiamo fatto un'esportazione in Azerbaigian, dove posso garantire che i controlli sono rigidissimi, perché quando si esce fuori con l'esportazione ci vogliono una marea di garanzie, quindi non solo documentazione, ma garanzia vera che il prodotto possa essere effettivamente sano. In un momento così intenso della globalizzazione, che avanza sempre di più, è ancor più utile avere un parametro come il vostro di assoluta garanzia, considerando tutte le forme, chiamiamole così, di inquinamento botanico. Sta succedendo che con la globalizzazione arrivano nuove piante, arrivano le merci, si scambiano con più facilità, i trasporti sono sempre più veloci, ma arrivano chiaramente le malattie che vengono da altri mondi, e quindi questo sta creando dei grandissimi problemi. Partire da una pianta sana è ancora più importante, perciò le normative europee che prevedono le certificazioni sono sempre più stringenti,
Negli ultimi 10 anni sono almeno 3 volte viene rifatta la normativa, e c'è l'ultima che è proprio dell'anno scorso, che ci obbliga proprio a fare la produzione di altissimo livello, con una marea di controlli che vengono fatti insieme alla regione Abruzzo, con test genetici anche. Questo sempre per dare garanzia al cliente, perché chi produce frutta e si rivolge a noi per acquistare una pianta chiaramente vuole la migliore varietà, ma soprattutto vuole essere sicuro di poter produrre, perché noi facciamo piante per fare una produzione di frutta. Quindi la produzione può essere di un agricoltore che pianta delle migliaia di piante, oppure della persona che in giardino vuole piantare le sue 5 piante, ma queste devono essere buone, e soprattutto devono essere sane, soprattutto per le virosi, per queste nuove malattie, per la xylella per esempio, per altre malattie che sono emergenti e che molte delle quali non si conoscono nemmeno, se ne parla troppo poco. Ma ne arriveranno altre. È molto confortante. Sì, purtroppo ogni anno, 2 anni, arriva una nuova malattia che può essere anche molto pericolosa. Perciò il livello qualitativo deve aumentare e noi dobbiamo essere pronti a questa nuova sfida. Quindi bisogna aumentare il livello qualitativo. E questo porta bene al mercato. Infatti la nostra azienda si è sviluppata negli anni proprio per questo motivo, perché abbiamo puntato dall'inizio sulla qualità e anche sulla tracciabilità. Un'azienda del genere è un'azienda estremamente particolare, che è tra le pochissime d'Italia, quindi l'Abruzzo deve esserne orgogliosa. Siamo una delle 4 aziende italiane con laboratorio di micropropagazione. Dal laboratorio escono milioni di piante all'anno, quindi stiamo parlando non di una cosa sperimentale, ma di un'attività produttiva ad altissimo livello. Ci sono altre aziende al nord Italia con questo tipo di struttura, anche più grande della nostra, altre più piccole insomma, ma noi siamo una delle aziende storiche, una delle 3 aziende che ha più anni alle spalle. Quindi con questa attività abbiamo fatto anche attività di ricerca, anche attività di risanamento dai virus. Per esempio abbiamo fatto il risanamento dell'aglio rosso di Sulmona da una virosi che lo colpiva. Siamo stati unici in Italia a riuscire a fare questa attività. E poi abbiamo un vantaggio grandissimo, è quello di stare in Abruzzo, che è una regione meravigliosa. Perché? Perché qui noi siamo in uno dei posti più belli del mondo. Io reclamo addirittura sempre, sì, la Val di Foro, per me che giro molto il mondo, posso garantire che è uno dei posti più belli del mondo. Qui noi belli siamo anche perché legati al tipo di attività che fai, cioè quindi anche utile come ambiente, come clima e come tutto il resto? Sì, perché qui abbiamo delle escursioni termiche fantastiche, cioè noi stiamo a 6 km dal mare ma a 20 km dalla Maiella. C'è molto vento, ma non è una zona con venti forti, quindi c'è una giusta ventilazione, non c'è nebbia, quindi questo scoraggia le malattie fungine, quindi le piante sono molto sane. Abbiamo un'acqua buonissima nel sottosuolo, quindi la nostra Maiella ci fornisce l'acqua, infatti l'attività vivaistica ha bisogno di acqua. E poi soprattutto abbiamo questo clima meraviglioso, che è freddo l'inverno, noi ci lamentiamo, ma non è tanto freddo, è un freddo salubre, quindi non è il meno 20 della Romania, qui è un freddo di meno 3, meno 4, meno 5, non è un freddo cattivo diciamo per le piante, ma è un freddo che serve per fare la qualità delle piante, perché la pianta deve avere il freddo in inverno, perché la maggior parte delle piante da frutto deve accumulare un certo numero di ore di freddo. E poi l'estate è vero che fa caldo, ma è un caldo giusto, quindi un caldo asciutto e un caldo anche molto ventilato, perché qua sulla vallata del Foro, su altre piccole vallate, c'è la possibilità di avere questa brezza che è tenue e che dà un'altissima qualità al nostro materiale. Sei stato solo fortunato oppure è stata una scelta mirata quella di stare qui? La fortuna del posto sta nel mantenere le proprie tradizioni, quelle abruzzesi, però di metterci un pizzico di brio, perché l'abruzzese è poi un popolo forte e gentile, ma noi abbiamo un po' il difetto di non reclamizzare quello che facciamo. Bisogna uscire, andare nei mercati, quindi partecipare alle fiere, all'estero, viaggiare moltissimo e presentare la produzione abruzzese al mondo. Fuori ci conoscono come regione sana, ci conoscono come gente onesta, brava, lavoratrice. Anche in Germania ho visto spesso che sanno cos'è l'abruzzese, però per reclamizzare la produzione bisogna uscire, quindi andare a partecipare alle fiere, farsi conoscere e utilizzare tutti quelli che sono i mezzi anche moderni di comunicazione. Questo è molto importante. Roberto, parlavi di diffusione, di contatti e di comunicazione. Voi siete stati anche bravi perché pubblicate sistematicamente un catalogo estremamente importante come quello che ho tra le mani, Apice Piante. Questo è il catalogo che è arrivato ormai credo alla 20ª edizione, perché circa ogni 2 anni ne facciamo uno nuovo. Siamo partiti con il primo foglietto di una pagina.
e mano a mano nel tempo abbiamo fatto un catalogo, adesso sono più di 70 pagine, ma soprattutto è un catalogo, essere una piccola enciclopedia fotografica dove uno possa vedere nella foto, riconoscere la varietà e con in calce alcune descrizioni e soprattutto alcuni consigli molto utili su come piantare, sulle distanze di impianto e anche sulle novità, sui frutti nutraceutici, cioè questi frutti che ci danno le vitamine e ci aiutano a curarci anche, oppure su tutti gli impianti nuovi, gli impianti super intensivi, sia per l'olivicoltura super intensiva che si sta facendo adesso, quindi per la raccolta meccanizzata, sia per la produzione di frutta con impianti tipo Trentino Alto Adige, per intenderci, quindi tipo ciliegio molto basso ma molto stretto, per aumentare la produttività ma soprattutto per lavorare in maniera più comoda con piante più piccole, più basse, che danno una produzione migliore. Poi anche la produzione dei frutti di bosco, in cui l'Abruzzo può crescere tantissimo. Questa è la nostra regione, può lavorare tantissimo sui frutti di bosco. E molti non lo sanno. Qui abbiamo il clima, abbiamo il sole, abbiamo l'acqua per fare i frutti di bosco, per fare una qualità veramente eccellente, sia vicino al mare, con produzioni più precoci, ma sia soprattutto nell'interno, dove possiamo sfruttare il clima più fresco per fare delle produzioni più tardive, perché il mercato, noi vogliamo, questi frutti li vogliamo durante tutto l'anno, quindi noi possiamo sfruttare la costa più calda e la parte interna più fredda, fino anche a coltivazioni che si possono fare in montagna, anche abbiamo tanto territorio in montagna dove i frutti di bosco verrebbero benissimo, come fanno in Trentino. Ci trasferiamo nel cosiddetto laboratorio, che è un pezzo pregiato della collezione, dove operano in due figlie, Carla, che manca l'appello questa volta, ma ci spiegherà tutto la dottoressa Cecilia Di Primio. Dottoressa Cecilia Di Primio, allora siamo entrati nell'area del laboratorio, partiamo da che cosa? Ci troviamo nella zona di preparazione dei substrati. Cosa sono i substrati? Sono dei terreni di coltura, quindi una terra artificiale, perché viene creata con degli elementi chimici di cui le piante necessitano, come ad esempio azoto, fosforo, calcio, tutti gli elementi necessari per la crescita della pianta. Di qua infatti abbiamo la cucina, dove il substrato, una volta preparato, viene inserito nel contenitore, viene inserito nell'autoclave. L'autoclave non è altro che una sorta di pentola a pressione che va a 121 gradi per 20 minuti e questo garantisce la sterilità del substrato, quindi non si avranno né virus né batteri all'interno del substrato. Qui abbiamo lo stoccaggio dei substrati. Questa fase è necessaria per la verifica della sterilità. Tutto al femminile in questa stanza, che cosa si sta facendo, Cecilia? Ci troviamo nella stanza di lavorazione, le ragazze svolgono delle attività precise, queste possono essere la moltiplicazione o la radicazione delle piante stesse. Qui ci sono delle provette dove vengono inseriti gli apici vegetativi. Questi apici daranno poi origine a una piantina e una volta che abbiamo ottenuto la pianta madre, viene moltiplicato e messa in apposite vaschette con l'ormone adatto alla moltiplicazione. Che la pianta è radicata ed è pronta, si porta in serra in fase di ambientamento. Cos'è questo rumore di sottofondo? Queste sono delle cappe a flusso laminare, ovvero prelevano l'aria da sotto e la passano attraverso dei motori in modo tale che arrivi frontalmente all'operatore, passando tramite un filtro ovviamente. Nella fase di lavorazione delle singole piante bisogna operare in maniera molto delicata, perché non si può parlare sopra le piante, perché solamente con il nostro fiato andiamo a inquinare quello che stiamo facendo, e qui siamo in un ambiente sterile. Adesso in questo momento la signora sta tagliando la piantina in più parti e la inserisce in un substrato apposito dedito alla radicazione. Tra un mesetto vedremo uscire, spuntare queste radici e la pianta sarà pronta a essere trapiantata in serra.
con papà Roberto si è parlato di lamponi eccetera, qui abbiamo qualche cosa a che fare col mirtillo, è così Cici? Sì, ho un vaso di coltura con mirtillo, qui ci sono presenti circa 40 piante di mirtillo. Questo è il bello della micropropagazione, qui siamo proprio nel cuore di quello che noi facciamo. Sostanzialmente la micropropagazione ci consente di lavorare con pochissimo spazio ma tantissime piante. Infatti in questo ambiente troviamo più di 1 milione di piante in questo spazio ridotto ed è tutto controllato. È controllata la temperatura, è controllata la luminosità delle lampade, hanno dei precisi lux. Per regolare l'intensità. Sì, anche le ore di luce con le ore di notte, è tutto controllato. Questo è il cuore proprio dell'azienda. In pratica questo grandissimo magazzino è un magazzino frigo, ma è un frigo naturale, in pratica dove noi accumuliamo il freddo durante la notte e poi lo teniamo inglobato durante il giorno, quindi un freddo che viene preso dalla natura ed è l'ambiente naturale in cui si possono conservare queste piante che vengono dette a radice nuda, qui si possono conservare anche per molti mesi. In pratica la pianta viene estirpata, viene cavata dal terreno, viene scossa con una macchina che scuote appunto con lo scuotimento, toglie il terreno, e queste sono piante innestate, questo qui è il punto di innesto, e sono piante pronte per andare in campo, cioè per fare gli impianti, oppure pronte per essere messe in vaso e farle attecchire per l'anno prossimo, quindi per venderle in vaso. In questo magazzino girano oltre 300.000 piante all'anno e qui abbiamo tutte le caratteristiche per poterle lavorare, conservare e poi consegnare anche in tutta Italia. Devo poter conservare la pianta non germogliata qui in magazzino e poterla mandare verso mondi dove in questo momento abbiamo -20, quindi dove non si può piantare.